Buongiorno, senza filtri, senza inganni, non so cosa mi è girato di mostrarmi in questo schifo, però fra poco voglio farmi una maschera e quindi ecco, poi ve lo dico sempre, il vlog è verità e questa sono io. Ecco qua la mia collezione di maschere Unique che sono presenti sul mio shop. C'è questa qui che è l'esfoliante, poi c'è la perfezionante, questa che è magnifica, l'idratante, che è l'unica che si può tenere come fosse una crema e anche tenere tutta la notte. Fantastico. E qua dietro ci sono le rimanenze, quelle che devo finire, che sono l'esfoliante e la maschera oro. Di tutte queste maschere, oggi direi che vado di idratante. Perché comunque la pelle in questo periodo ha bisogno di idratazione maggiore. Eccomi, sono in bagno con il mio pennello in silicone, la maschera idratante, così vi faccio vedere com'è. Ha un profumo favoloso. Avete visto la consistenza un po' compatta. Quindi si può usare anche, si possono usare anche le dita. Io preferisco usare il pennello. Vedete come risulta? Aspettate che sono inquadrata io, ok? Vedete la consistenza? E vado su tutto il viso così mi idrato. Questa qua è molto bella come colore e poi ha un profumo stupendo, fantastico. Non esagero perché comunque voglio poi andarmela a rimuovere quasi subito, ecco, la posa è dai 10 minuti in poi, perché ve l'ho detto, questa qua è quella idratante, quindi non c'è un orario da rispettare. Questa la potete tenere veramente tutto il giorno e è stupenda perché anche questo profumo vi dà quella sensazione di relax, sempre lontano dagli occhi, mi raccomando. Ah, mi sono dimenticata di togliermi il piercing, così almeno vado anche qua. Non so se la sentite, che è di là che sta cambiando il suo avatar sul profilo di Disney. Arrivo un attimo, ok, e adesso posso usare le mani, quindi chiudo tutto. Ha un profumo che ricorda il mare, l'estate, sa di cocco, ecco, scusate la manuna, ma vi ho appoggiato lì e vado a, come se fosse una crema, vado a spalmare molto tranquillamente e adesso me la tengo un po' in posa. Così cerco di idratare bene la pelle, anche se io utilizzo tantissimi prodotti skincare, prendo il collagene, quindi diciamo che sono ben a posto con la mia skincare routine, però questa maschera si può fare veramente molto spesso, vedete, non si nota. Solo io so che l'ho fatta praticamente, però è super. Ora mi sciacquo le mani e vado a vedere che cosa vuole la bambina. E faccio agire per mezz'oretta, pensavo di tenerla oggi questa maschera, e poi così finalmente mi rendo presentabile perché non me se può vedere. Io struccata proprio no, poi anche le sopracciglia che non sono fatte. Purtroppo non nasciamo già truccati, già belli, ma dobbiamo rimboccarci le maniche e fare tutto da noi. Ora vado in missione per Aurora e poi torno per il risciacquo. Mentre la maschera è in posa, vi faccio vedere il piccolo, direi neanche tanto piccolo, ordinino che ho fatto qualche settimana fa sul shop Etsy della mia amica ormai Federica e mi sono presa tutti questi ciondoli perché c'era tutto lo shop al 50%.
ha fatto questa pazzia Federica, io sono super contenta perché ho preso finalmente questo ciondolo con tre druse, c'è il quarzo, l'azzurrite e la celestina, mi sembra, non devo ancora capire bene, vediamo se me lo mette a fuoco, ecco. Guardate le mie unghie perché oggi devo anche mettermi lo smalto ed è bellissimo queste tre druse meravigliose e mi piace anche il fatto che ci sono dietro così sono anche a contatto con la pelle e guardate che bello con il suo pack, cioè Federica veramente fa delle cose meravigliose, mette il sacchettino e il cartoncino riferito proprio al colore di quello che poi viene inserito all'interno, c'è tutta la descrizione di che cosa porta l'azzurro e ecco qua il suo shop, cioè questo no, è il profilo Instagram, però poi trovate nella descrizione il suo shop e niente, sapete la mia grande grande passione e quindi ne ho approfittato subito, adesso ci sono già le novità, quindi lasciamo perdere. Qui ho preso poi un qualcosa di diverso perché non sono andata sui cristalli, ma ho preso questo ciondolino. Scusate, ma c'è il puff che traballa, non è stabile. Ecco qua, sono andata a prendermi questo ciondolo con i serpenti. Il serpente è un simbolo, molto importante, particolare. E mi piaceva un sacco questa forma, ha tanti ciondoli con i serpenti, ma questo è quello che più mi ha attratta. E anche qua vedete il cartoncino con la scritta degli elementi e una piccola descrizione. Passiamo al viola perché non può mai mancare il viola e mi sono presa finalmente la fetta di Agata. Eccola qua. Guardate che meraviglia. Stupenda, bella scura. E passiamo all'ultimo, non per importanza. Mi mancava un ciondolino con l'occhio di tigre e quindi eccoci qua. L'ho preso. Come vedete, sono sempre stata sulle tonalità oro perché è quella che mi piace di più e quella anche che mi sta meglio. Vediamo se ce la faccio. Eccolo qua. Ed è la mezzaluna con appunto l'occhio di tigre, stupendi veramente. Poi penso che farò una foto per Instagram per farvi vedere ancora meglio la bellezza di tutto ciò e presto, ve l'ho già detto, farò il video dedicato a tutti i miei bijou con pietre e cristalli. Stavo sinceramente aspettando questo ultimo ordine, se non è che mi butto e prendo qualcos'altro o qualcuno mi regala questo genere di cose perché tutti sanno che amo tantissimo e quindi ecco presto un video su tutti, tutti i miei bijou. Intanto vi ricordo che se andate a 2 video fa trovate quello dedicato alle pietre e cristalli, proprio quelle pure e le ho sia burattate che naturali, quindi grezze. Vi aspetto lì se non siete ancora passati. Ok, maschera rimossa, pelle bella morbida, idratata, pronta per iniziare a essere truccata ora che ho tolto tutto. Scusate l'inquadratura più piccola, però sono nella mia postazione make-up con la ring light dietro, super illuminata e non sono riuscita a inquadrare bene perché girando il cellulare poi mi veniva un'inquadratura troppo alta e quindi anche no. E andiamo con la mia acqua santa
lo spray tonificante alla lavanda. Questa però è uguale quella all'acqua di rose, perché una volta che andiamo a usare l'acqua anche al mattino, quando abbiamo passato il detergente, ci sciacquiamo. Prima di andarci a mettere qualsiasi tipo di crema o prodotto, bisogna andare a riidratare la nostra pelle, il nostro pH. Quindi importantissimo il tonico. Io qualche tempo fa non lo utilizzavo perché non ne vedevo la necessità e lo utilizzavo in modo sbagliato. E sbagliando si impara, poi è parte del mio mestiere, quindi mi sono un po' istruita e appunto ho capito che bisogna applicarlo. Prima di andare a mettermi la crema giorno, vado a tamponare leggermente così che lo spray possa agire bene in tutte le sue parti e poi andiamo. Che buono questo profumo, è anche molto rilassante. Oggi giornata di coccola, se non si fosse capito. Vado con la mia crema giorno. Questa qui l'ho creata io, anche questa la trovate sul mio shop online. Ho messo tre booster dedicati a me perché ho bisogno di alcune accortezze e quindi all'interno della crema idratante neutra sono andata a mettere i miei booster. Vi faccio vedere i booster che ho messo all'interno, perché ho tenuto la scatola. Allora c'è quello per correggere le linee di espressione, l'idratante, quello illuminante. Vi ho fatto un breve video che non so se ho già caricato nei reel su Instagram e su TikTok. Comunque trovate tutti i riferimenti nell'info box, andate a vedere. E adesso mi trucco con voi, sembra quasi di fare la live. La live quotidiana che appunto la faccio in questa postazione e mi metto a parlare con voi, anche se di solito faccio che mi preparo già prima, nel senso che almeno un occhio me lo trucco già. Invece oggi, essendo che siamo in vlog e facciamo anche due chiacchiere, possiamo truccarci completamente, così vedete la mia trasformazione. Che veramente non mi posso vedere così. No, prima cosa che vado a fare, prima tra tutte, 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 visto che non esco subito di casa, non vado a mettermi anche il mio siero, l'olio di bellezza, però questo è utilissimo, tutti i giorni lo metto nella quotidianità della settimana perché uscendo presto alla mattina voglio mantenere la mia pelle al meglio. Quindi ecco, me lo applico, questo è il fogliettino istruttivo, diciamo, utilissimo per andare a creare la propria crema. È molto carina anche questa cosa, così ti metti a creare. E adesso vado con la mia palette sopracciglia e faccio le sopracciglia. Appunto, questo è il pennello, gli diamo una pettinatina veloce e poi prendo il mio colore scuro e adesso già vedrete, già solo le sopracciglia fanno tantissimo, veramente. Anche qua una cosa che non facevo mai, perché se andate a vedere i miei primi video, ma anche solo le mie prime live, non beauty ovviamente, non curavo, diciamo, le sopracciglia, cioè le curavo nel senso che andavo con le pinzette e mi toglievo i pelucchi, però finiva lì. Invece poi ho scoperto che, cioè, ho scoperto, sapevo benissimo che si truccavano anche le sopracciglia, però non ne vedevo la necessità, non lo so come spiegarvelo. Poi sono andata una volta dall'estetista, che poi è pure una delle mie più care amiche. E da lì mi ha detto che avevo una forma che non andava tanto bene perché da giovane si fanno gli errori, no? Ecco, e io il mio unico sbaglio, perché poi meno male non ho mai fatto quello sbaglio di farmi il sopracciglio finissimo che andava negli anni 90, ma meno male che non sono cascata in quello, io me ne andavo a toccare. E l'unica cosa è che mi sono tolta più del dovuto qua,
all'inizio. E quindi, infatti, avete visto che mi mancano, perché poi quando tu vuoi che ti crescano dei peli, non ti crescono più. Questo è un dato di fatto, eh. Vogliamo sempre eliminare tutti i peli, ma poi quando parliamo di sopracciglia non crescono più, comunque ci mettono tanto. Io adesso è da ormai 2 anni e mezzo che mi sono risistemata e sono contenta, cioè mi vedo meglio perché vedete, già solo avendo fatto le sopracciglia io mi vedo più bella, meglio, più bella. Parolone. Adesso vado a prendere la mia palette che mi sono creata io, anche questo potete farlo voi. Questi sono tutti i colori in limited edition. Spero che questo video non mi venga eliminato da YouTube perché c'è Aurora di là che si mette la musica. Intanto mi metto il primer. E lei è proprio un amante della musica, il canto, il ballo. Cioè, io glielo ho sempre detto, secondo me diventi una showgirl, perché non è possibile che c'è proprio il ritmo nel sangue, anche i tempi giusti per cantare, per ballare. Infatti facciamo danza e vorrebbe anche cantare. Poi però quando le dico vuoi che ti iscrivo allo Zecchino d'Oro? No. Adesso vado con il mio pennello e mi metto, aspettate che qua c'è una confusione di prodotti, vado a mettermi questo colore qua, sì, perché prima avevo pensato a come farmi il trucco, poi mi sono distratta perché ovviamente c'è lì l'Aurora. Che è capacissima a fare le cose da sola. Mi pulisco solo il pennello con il pulisci-pennelli istantaneo perché vedete voi adesso io praticamente spruzzo il prodotto sul pennello, poi gli passo la velina e la magia di questo pulisci-pennelli veramente è una cosa che dobbiamo avere tutte secondo me perché ti pulisce il pennello alla perfezione ed è asciutto, si può già utilizzare. Questo è il pulisci pennelli che trovate sul mio shop www.princessinbeauty.com se vi può interessare. E adesso vado con questo colore che mi piace tantissimo perché è un aranciato. Molto carino perché all'interno ha un qualcosa che ricorda pagliuzzette d'oro, non so come spiegarvi, ed è meraviglioso. Quindi oggi vado con un colore un po' bello acceso, diamo un po' di tono, di colore in queste giornate grigie, perché in questi giorni da me, giusto 2 giorni fa c'è stato un cielo, un sole, un caldo, una roba assurda che anche su Instagram vi ho detto che sembrava di essere a giugno, in estate, e poi però è finita lì solo un giorno con 20 gradi all'ombra praticamente. E adesso siamo tornati ovviamente a delle temperature giuste per la stagione in cui siamo, perché non ci si può lamentare. Però ecco, visto queste giornate ultimamente un po' più grigiette, io poi mi butto con dei colori sugli occhi, perché non so se sentite, perché ho chiuso anche la porta per non essere fermata da YouTube. Appunto, vi stavo dicendo, perché poi io parlo e metto 1000 argomenti insieme. Aurora proprio adora, adora cantare, ma non tanto che poi le sente anche le canzoni da bambini dello Zecchino d'Oro, ma più che altro le canzoni quelle da grandi, se così le possiamo definire, perché adesso ad esempio sta sentendo Per colpa di chi di Zucchero.
Poi è fissatissima in questo periodo con il cantante mascherato. Non so se voi lo seguite, intanto mi prendo anche un pennello così e ci metto sopra questo per dare luminosità, anche se questo non è un matte come colore aranciato, però appunto l'ho detto, voglio dare luce, scusate, ma quando parlo troppo poi mi viene così. E poi non riesco a finire dei discorsi, ecco. Vi stavo dicendo che adesso è iniziato da qualche settimana il cantante mascherato. Mamma mia, questa è la terza edizione. Lei le ha seguite tutte, anche se era piccola 3 anni fa, però le ha seguite perché proprio innamorata. Poi vabbè, il cantante mascherato diciamo che è anche abbastanza mirato per un pubblico vasto, compreso di bambini, perché ci sono delle maschere, ovviamente lei non è che conosce i VIP e sa riconoscere le voci, però è proprio un format che ama tanto e visto che comunque dura tanto, e anche se il giorno dopo non si va a scuola, lei se lo rivede su RaiPlay poi il giorno dopo, tutto. So, deve vedere tutto e se si innamora di un personaggio, di una canzone, me lo fa ripetere 200 volte come sta facendo adesso con questa canzone che aveva sentito proprio lì. Perché ovviamente io sì che sento altre musiche, ma questa era da anni che non la mettevo, ecco. Adesso vado con la parte finale, devo solo prendere il pennello giusto da sfumatura e vado a sfumare con questo. Che sarà poi un vedo non vedo su questo trucco. Quindi ecco, è così. Poi a noi piace molto il cantante mascherato. Non so se voi lo seguite, ma se non l'avete mai visto, dateci un occhio, anche solo appunto andate online a guardare un pezzettino per capire com'è, perché è davvero carino, ti appassioni. E poi è un qualcosa un po' di diverso dalle classiche trasmissioni. Noi diciamo che non siamo persone da TV, perché la guardiamo veramente pochissimo, poco poco. Cioè io poi durante il giorno non accendo mai la televisione, anche quando sono in casa, perché vabbè, non ho neanche il tempo. L'unica che usa la TV è la bambina. E anche lei comunque non guarda spesso la TV, ma mette Now TV, Disney Plus, Mediaset Infinity, Rai Play, perché magari appunto si è persa qualcosa e se lo rivede lì, ma proprio la TV la guardiamo pochissimo, ma quel poco che guardiamo appunto ci mettiamo a vedere queste cose un po' così carine, diverse, tipo adesso inizierà Pechino Express, penso e spero, su Sky, però Sky e Now stanno insieme, quindi riusciamo a vederlo, perché Sky non ce l'abbiamo, ma Now sì. Adesso non so se si è incorporato tutto insieme, perché non si capisce niente, sinceramente, di tutte queste aziende che si incorporano e boh. Di nuovo. Fa ripetere 2 miliardi di volte. Poi vabbè, forse ve l'ho già detto, ma credo su Instagram. Ah, ecco, ha messo Mahmood. Un'altra cosa appunto che mi piace tanto è ascoltare le canzoni di Sanremo, ma quelle sinceramente piacciono anche a me perché sono, cioè si è evoluto un po' Sanremo, fatemi sapere la vostra, ma Sanremo devo dire che negli ultimi anni, diciamo 3-4 anni, mi piace anche seguirlo, cosa che io quando ero più giovane dicevo, oh, mamma mia, una trasmissione da vecchi, che poi anche i miei genitori non sono mai stati appassionati di Sanremo, quindi sì, lo si guardava, ma così. Poi se dall'altra parte c'era un film, si guardava il film. Non ci è mai interessato, ma perché? Perché ci sono sempre stati cantanti age. Cioè, Albano che c'è ancora adesso, a parte quest'anno, però ecco, c'erano tutti personaggi che ormai erano fatti. Invece sono contenta che Amadeus, nonostante alcune polemiche, è riuscito a chiamare
persone un po' diverse. Ecco qua, adesso sta sentendo che cosa stai ascoltando. Gianni Morandi. Così. Ti piace Gianni Morandi? Le canzoni di Sanremo stanno andando forte. Apri tutte le porte. Fatti vedere che nessuno ti vede. E tu ci senti? Chiudi tutte le porte. Così. Apri. Ma tu chiudi così. Niente, lei è così, adesso l'ha messa, ma la si sentirà almeno 3-4 volte, perché poi lei quando si fissa è così. E io dopo un po', sinceramente, anche se la canzone mi piace, dico e basta, non è possibile. È così, adesso mi metto la matita nera perché io senza non vivo. Che poi io mi sto facendo tutto questo bel trucco, a parte che per deformazione professionale io mi trucco a prescindere, però oggi non so che cosa faremo di interessante, perché siamo nel weekend e infatti vedete che ogni volta che faccio un vlog c'è la bambina, perché è weekend, ne approfitto nel weekend che siamo un po' più tranquilli, un po' più leggeri, liberi, anche se abbiamo i nostri impegni che purtroppo bisogna fare la spesona una volta a settimana, e quindi perché andiamo proprio nei grandi supermercati e quindi diciamo che si perde un po' uno dei due giorni del weekend, se non è che dici basta, prendo, vado e mi faccio un weekend da qualche parte, anche se al momento non ne abbiamo in programma. Cioè io vorrei sempre, cioè tutti noi vorremmo sempre andare in vacanza, viaggiare, ma anche solo appunto in giornata, un weekend, però c'è sempre qualcosa da fare e poi costa, sono sincera, purtroppo ormai la vita costa sempre di più e noi abbiamo anche una casa comprata e dobbiamo iniziare i lavori, quindi bisogna un po' risparmiare su certe altre parti, perché purtroppo è così, non è che si può fare altrimenti. Però appunto si fa per una buona causa, quindi diciamo che va bene così, non lamentiamoci troppo. Ecco, ho messo un'altra canzone. Cos'è questa? Ah sì, questo qua è... Chi è questo? Ah sì, questo è... Coso? Come si dice? Ah, questo è... Ciao ciao. Ciao ciao, le piace tantissimo. Non so se lo sentite, ma io vi faccio la telecronaca praticamente. Ah, questa è un'altra canzone che le piace. L'unica cosa è che sa che c'è una parolaccia, noi non diciamo parolacce, e quindi non la dice. Che brava. Questa è bellissima. Molto, molto, cioè mi sono piaciute abbastanza le canzoni di Sanremo, devo dire. Complimenti. Mi piace tantissimo, ho fatto anche un TikTok in tempi non sospetti, nel senso che il martedì c'è stata la canzone per la prima volta a Sanremo e io il mercoledì mattina mi sono messa a fare il video, quindi secondo me sono stata una delle primissime su TikTok e infatti ho avuto abbastanza successo, molte visualizzazioni, perché ho colto la palla al balzo, come si deve fare, no? Perché sennò poi lo fanno tutti e infatti io penso che se l'avessi fatto anche solo 2-3 giorni dopo non avrei avuto tutto quel successo, tra virgolette, perché comunque non ho fatto niente, però mi piace ogni tanto fare TikTok. Non li faccio soltanto per il beauty, per far vedere magari delle tecniche, dei prodotti, eccetera, ma lo faccio anche per divertirmi, quindi faccio delle challenge. Alcune volte ho anche coinvolto una bambina, perché anche lei adora TikTok, ma ovviamente ne sta alla larga, perché non è possibile che a questa età già si mettono al cellulare.
diciamo che è quasi impossibile non darglielo tra le mani, perché ammetto che ci sono dei momenti in cui se devi fare qualcosa gli dai la distrazione, ci sta anche. Però ultimamente glielo sto dando sempre meno. Poi appena la devo punire, il toglierglielo è la prima cosa. E adesso ad esempio è da un mese che non tocca il cellulare, però ne approfitto quando mi fa arrabbiare di eliminarglielo, perché non mi piace, non mi è mai piaciuto, però in una società così è proprio quasi impossibile non darglielo. Uno parte con delle buone intenzioni, ma poi è difficile, difficile. Mamme all'ascolto, penso che capiate questa cosa, perché è inevitabile. Magari anche sei, che ne so, anche solo al bar con l'amica e c'è lei, magari l'amica non ha nessun figlio e lei sì che sta brava, ma dopo un po' magari dice andiamo, mi annoio, e allora che fai, non glielo dai? Sì, lo ammetto, sì. Ah, quest'altra è bellissima, quella della rettore. È un ritmo, infatti le piacciono questi ritmi così. Bene, adesso magari finisco di truccarmi, perché sennò questo video diventa un get ready with me e non voleva essere tale, magari possiamo farlo un'altra volta. Quindi finisco di mettere il mascara e ci risentiamo. Cucù! Ciao! Chimica! Chimica! Canta, canta! Cambiato la postazione, perché adesso voglio mettermi lo smalto che non mi prende, ok? Questo qui che ho un nuovo cane. Vieni a farti vedere, cagnolino. Intanto, come avete visto, ci siamo scatenate un po' a ballare con le canzoni di Sanremo. E adesso lei gioca con i suoi Playmobil. Sì, ma se lo muovi così, guardate che carino il cane. Sì, stai ferma. Ecco. Ora lei va di là a giocare, mentre io sì. Di là nel senso lì dietro, perché lei non si stacca mai dalla mamma. E adesso io mi metto lo smalto, così ho anche la scusa che non posso aiutarla a fare niente. Sono tranquilla, io ho già messo la base sulle mie unghie e adesso appunto mi metto questo colore che boh, ne ha un sacco di smalti. Alcuni secondo me dovrei anche buttarli, non tanto perché sono lì da anni e anni. Invece di buttarli me li regali. Lei deve parlare così, c'è la voce di fondo. Però ecco, ci tenevo anche perché questo colore è carino. È un oro particolare. Che è questo oro particolare? Non so neanche io che colore sia. È tipo grigio. Quindi ecco, questo qua ce n'è pochino. Quindi fra un po' sarà da eliminare, però... è carino e vediamo, tanto io lo cambio spesso, quindi anche se non durerà tantissimo va bene, anche se metto sempre il top coat così almeno mi dura un po' di più, soprattutto se il colore mi piace. Come vedete oggi giornata di relax, di beauty e di benessere, faccio così un po' il sabato e appunto mi dedico un po' più a me stessa. E anche perché sono un po' più tranquilla e rilassata, non ho impegni al mattino che mi fanno andare, volendo potrei andare a fare un bel giro al mercato che è qua sotto casa praticamente, però non vado, anche perché compro, io se esco compro, ho questa cosa che purtroppo non riesco a trattenermi perché c'è sempre qualcosa che mi piace, non mi serve niente, ma poi vedo qualcosa sul banco e dico oh carina, potrebbe essermi utile, e quindi ci casco. Quindi adesso per un po', finché non c'è una bella stagione, ho trovato questa scusa, non vado al mercato il sabato mattina perché no. Lo smalto lo abbiamo messo, ho dato soltanto una passata,
Vediamo se sono soddisfatta. Io di solito faccio due passate di smalto, ma in tempi diversi. Aspetto che si asciughi bene e poi, tipo adesso l'ho messo che è mattina, magari lo metto stasera dopo cena, la seconda passata, e il top coat il giorno dopo. Faccio così perché una volta facevo tutto insieme, veniva un pastrocchio, mettevo il top coat si colorava, veniva una schifezza e no, perché poi dovevo rimuovere tutto ed era stato un lavoro inutile. E adesso quindi io vado a step. Fatemi sapere se anche voi fate come me. Lo so, sono un po' pazza in questo, però quando metto lo smalto è così, perché ho sempre l'ansia che non mi si asciughi bene, che rimanga un po' appiccicoso, soprattutto quelli un po' più datati. Ve l'ho detto, ho una collezione immensa, potrei fare proprio un video su tutti i miei smalti di tutte le marche possibili e immaginabili. Perché ho questa cosa che mi piace cambiare le unghie. Vado più volte all'anno dall'estetista a farmi un qualcosa col gel, così mi dura un mese e più, però non è che posso sempre andare. Mi piacerebbe ogni mese andare dall'estetista e farmi le unghie, ma no, e quindi mi arrangio a casa. Non so se mi seguite dall'epoca che fu, avevo comprato tutto il kit per fare le unghie in gel col semipermanente, ho ancora tutto sto materiale qua, alcune cose le ho regalate appunto alla mia amica estetista, però sinceramente non c'è più il tempo, proprio zero, e quindi ho abbandonato il farmi le unghie da sola. Vado direttamente dalla mia amica oppure mi metto lo smalto, me lo faccio durare, cioè me lo faccio durare, mi dura quel che dura, però almeno sono a posto, perché non mi piace stare senza niente sulle unghie. È successo perché ogni tanto le lascio un pochino libere, però anche qua, come il trucco, non esco senza smalto. Qua si fanno i compiti. Brava. Ma sono da fare, Aurora. Poi dobbiamo ancora finirli, vediamo di oggi che abbiamo ancora delle pagine. Fai una faccia carina, va. Non voglio fare i Eh sì, lei compiti vuole ballare e cantare tutto il tempo, eh? e guardare Cantante Mascherata che non ho visto ieri. Volevo mamma nera, 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 mi ha dato mamma bianca, io non ci sto più. Ciao! E questo è uno dei miei compiti che faccio ogni giorno praticamente della settimana, stendere i panni. Per pranzo ho deciso di fare queste patatine fritte con questa forma un po' così, ma questo è giusto un antipastino. Poi noi grandi abbiamo la frittata coi porri, ci piace tantissimo, porri freschi, mentre Aurora super viziata il suo piatto preferito, la pasta al nero di seppia. Che gusti a mia figlia, eh? Complimenti, brava, vai avanti così perché anche la mamma adora. Eccola qua che si guarda la replica di Ballando con le stelle, eh? Fai un saluto che chiudo il video adesso. Mamma mia, deve guardare lì che è più interessante. E anch'io vi faccio il mio saluto perché diciamo che la giornata finisce qui, adesso poi ci si cambia, andiamo a fare giusto due passi in centro, la spesa è rimandata a domani. E nulla, spero che questo vlog vi sia piaciuto, vi abbia fatto piacere, vi faccia piacere che adesso mi sono impegnata nel weekend, salvo complicanze o cose strane, di fare i vlog. E visto che questo è durato già abbastanza, direi più che altro perché quando ero in postazione trucco mi sono lasciata andare, non ho controllato il minutaggio e quindi scusate se, però comunque mi sono messa lì a fare due parole, qualche discorsetto con voi. Io vi aspetto prossima settimana con un nuovo vlog. Ormai questo diventerà, come vi ho già anticipato tempo fa, un canale di vlog perché è facile farli, ecco, però.
ogni tanto uscirà fuori anche un video, vi ho anticipato quello sui miei cristalli. E poi comunque se avete idee su video, anche se io ne ho già scritte sull'agenda, scrivetemele perché fanno sempre super piacere e sono anche uno spunto per me. Intanto ho messo il dito davanti perché volevo cambiare l'inquadratura qua. Vabbè, faccia un po' così, ma oggi con bucato qua dietro, wow! E niente, io vi do un bacione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, perché come vedete sono molto più attiva rispetto agli scorsi mesi. Mettete un bel pollice in su, mi raccomando, e che dire, a presto, ciao ciao!